Noi non dovremmo mai smettere di chiederci il perché e poi di spiegarlo il perché. Ogni paesaggio esiste perché vi è un essere umano che col suo sguardo gli dà vita, colori, emozioni. Il modo con cui i nostri occhi guardano le nostre terre, immaginando orizzonti e pianificando azioni, definisce spesso, quasi sempre, il destino di quei paesaggi e di rimando di quelle comunità che li abitano e li abiteranno. È l'eterna sfida tra chi pensa sia necessario immaginare un mondo migliore, assumendosi il compito di progettarlo e gettarne le fondamenta, perché tanto saranno altri dopo ad ereditare bellezza e costruirne ancora dell'altra. E chi invece pensa dall'altra parte che quel domani non ci sia o non valga la pena di essere costruito, perché ciò che conta è solo la propria esistenza, il proprio percorso individuale, il godimento dell'oggi che nega possibilità e desideri a chi verrà domani. E questa è una divisione che a volte si fa scontro e che riguarda tutti gli ambiti del nostro quotidiano, delle nostre scelte, delle trasformazioni che la realtà che viviamo subisce o promuove. Vale nello studio, nel lavoro, in famiglia, con gli amici, in politica, di qua o di là. Come è sempre stato e come sarà, poi la scelta è una: da che parte stare? Se allearsi con la paura o fare largo alla bellezza, dalla parte di chi vuole conservare, difendere privilegi, negare il progresso. O dalla parte di chi vuole che le cose cambino per tutti e non per pochi, e perché giustizia ed equità siano regole e non eccezione. Chi ha paura si difende e si nasconde, chi sceglie la bellezza ha il dovere e la forza di guardare più in là. La differenza, in fondo, tra destra e sinistra è tutta qui. La nostra è la riconquista della parola orizzonte, della politica e del paese che non servono, ma che noi serviamo, per donarli migliori a chi verrà dopo. Con la consapevolezza che la storia non finisce con noi e che, anzi, a noi spetta trasformarla per le generazioni che verranno. Chi cede alla paura sceglie l'ingordigia e la solitudine. Noi non possiamo rassegnarci a una sommatoria di solitudini, noi dovremmo costruire una rete di speranza. Anche perché la tradizione non è custodire la cenere, ma è ravvivare il fuoco di chi ha sognato e sogna un domani migliore. L'ordinaria e familistica amministrazione, l'arrivismo becero e disilluso, l'incapacità di progettazione, lo spreco e la corruzione sono tutti prodotti della precarietà della paura. Il coraggio invece della visione di una regione possibile e migliore sono, al contrario, la risultante dell'aspirazione alla bellezza. E questo è il vero campo di battaglia, il vero scontro tra destra e sinistra. Non solo chi vincerà le prossime elezioni, o chi sarà il prossimo presidente della regione, o chi guiderà il PD o altro, ma che idea di regione e di politica vincerà, se la bellezza o la paura, se la speranza o l'avidità. Ed è una sfida alla quale non ci si può sottrarre se si crede in quella bellezza, se si rifugge quella paura. C'è da dire un sì o no, da mettere la faccia o da nascondersi. E noi abbiamo pensato che valga la pena di dire quel sì.